avevo sì tanti soldi, avevo belle macchine, avevo avuto lo studio mio personale, però poi non ho saputo affrontare i miei momenti di rabbia, i miei lutti, e per cui ho iniziato a trasgredire, a oscillare la notte, andare in discoteche, usare cocaina, finché poi ho perso tutto. L'albanese sotto la toga, la droga ed ancora la terrorista, la poverina e molto altro ancora. Semplici titoli, dietro ai quali però non ci sono tomi, bensì libri viventi. Si prende in prestito un libro che naturalmente racconta delle storie. C'è un catalogo all'interno del quale il lettore, come una normale biblioteca, trova dei libri, è incuriosito, è interessato su uno dei libri indicati e chiede quindi di leggerlo. Il processo dura circa 30 minuti e in questi 30 minuti appunto si creano delle relazioni, delle narrazioni e ci auguriamo anche delle contronarrazioni sul tema appunto della diversità, dell'inclusione e della lotta ai processi di radicalizzazione, che sono prima di tutto dei processi cognitivi. Persone in carne ed ossa che hanno deciso di raccontare la propria storia. Si tratta di Human Library, la biblioteca vivente che per la prima volta è arrivata ad Arezzo. Ci sono storie di discriminazione per il colore della pelle, perché portano un velo. Perché se c'è una cosa che mi dà particolarmente fastidio è sentirmi fuori posto, quella in cui, nel posto in cui dovrebbe essere casa mia, perché questa è casa mia, io sono nata qui, abito qui e credo di farlo anche in futuro, vorrei lavorare qui, vorrei che i miei figli, se mai li avessi, crescessero qui. Nei giardini del campus del Pionta, gli insoliti lettori hanno così potuto prendere in prestito un libro con un unico obiettivo, superare i pregiudizi. Anche senza parole. Ci siamo detti niente, però il fatto che lui si fosse scansato nell'autobus lasciandomi passare, quando invece mentre io andavo a scuola mi occupava il posto e non voleva che noi ci sedessimo, è stato come un momento di... è stato il vero incontro. Un'iniziativa che rientra nell'ambito del Festival dell'Educazione. Un progetto che vuole lottare contro i processi di radicalizzazione e fare pratica di inclusione, come il tema di questo convegno. E noi lo facciamo attraverso l'incontro di storie. Sono ad Arezzo, da 5 giorni in cama. Diciamo che non, forse non mi pigliavo. Dopo mi sono piano piano ripigliato, è stato un po' difficile. Società che ha ancora molti pregiudizi, la nostra? Abbastanza, se no non ci sarebbe la Human Library.